Proseguono gli sfratti a Pescara, questa mattina altro blitz, questa volta in via Rigopiano, in via Passo della Portella. Pettinari, qual è la situazione? Comunque qualcosa inizia a muoversi, lo avevamo detto anche nei giorni scorsi. Allora, intanto ricordiamo che ieri hanno sgomberato due famiglie al Ferro di Cavallo, a Rancitelli, sono rientrati, ho mandato i vigili, li hanno ricacciati un'altra volta, hanno sfondato e sono rientrati per la seconda volta e sono stati ricacciati una seconda volta. Allora, questo che significa? Che se continuiamo ad andare avanti così, che si cacciano e poi sfondano la porta, bisogna chiamare i muratori, devono tornare, quant'altro, si spendono solamente tanti soldi e non si risolve il problema. Che voglio dire io? Che mi auguro che anche su via Rigopiano non risfondano e rientrano dentro. Se ci fosse stato la unità fissa di polizia H24, io mi intestardisco con questa, come sostengo io, sia al Ferro di Cavallo che in via Rigopiano e in via Caduti per Servizio, non si sarebbero potuti permettere di sfondare nuovamente e di rientrare dentro. Quindi ci serve necessariamente, unitamente agli sfratti, un'unità fissa H24 di polizia, o che sia carabinieri, guardia di finanza o esercito, nelle quattro zone calde di Pescara: via Caduti per Servizio, Ferro di Cavallo e via Rigopiano. Altrimenti noi non possiamo sapere cosa accadrà tra le prossime 2, 3, 4 ore. Al Ferro di Cavallo è accaduto così, dopo qualche ora hanno risfondato e sono entrati dentro, quindi immaginate quanti costi. 1, 2, i soldi stanziati a Regione Abruzzo sono quasi finiti, ora tutti gli altri occupanti abusivi, che ne sono ancora centinaia su Pescara e tutta la provincia di Pescara, che fine fanno? Rimangono dentro le case perché sono finiti i soldi. Allora bisogna stanziare più fondi, fare tutti gli sfratti e soprattutto, e ci tengo, colpire esclusivamente i criminali, i delinquenti, i pregiudicati, non la povera gente. Io non so, perché non ho contezza, non me lo fanno sapere, non mi fanno sapere chi sono i destinatari di questi provvedimenti, ma mi auguro che non ci siano madri con bambine, con bambini, con figli, morosi che non arrivano a fine mese. Ecco, noi dobbiamo colpire i criminali, i delinquenti, non gli abusivi che sono abusivi o sono morosi perché non arrivano a fine mese. Quelli lasciamolo alla fine della graduatoria, cioè le priorità devono essere date ai criminali e delinquenti. Quindi mi auguro che siano stati colpiti questi, ma soprattutto se non si istituisce un'unità fissa H24 di polizia, il problema non si risolve, perché dopo due ore sfonderanno e torneranno dentro. Questo è il dramma.